L'amore, l'amore, che cosa straordinaria che è l'amore. Dobbiamo sbrigarci a vivere d'amore, dobbiamo sforzarci a vedere con amore. Non abbiamo tutto questo tempo, la vita passa rapida davanti ai nostri occhi e quando ce ne rendiamo conto ci accorgiamo che i nostri occhi oramai sono troppo stanchi, spenti, sfiniti, disillusi. Eppure abbiamo avuto mille opportunità per scegliere l'amore, mille opportunità per viverlo, l'amore, che non è solo l'amore per la nostra donna, per il nostro uomo, per i nostri figli, per il nostro cane, no? L'amore è un'idea, è un modo di vivere, è vivere le cose pienamente, con amore, con l'entusiasmo di un bambino, di chi guarda con sorpresa il mondo, di chi riesce a vedere il bello anche in un mondo grigio o nero per come vogliono proporcelo, di chi ci vuole soli nel nostro orticello a difendere il nulla, soli contro tutti, perché così siamo al sicuro. Un po' come quando si vuole proteggere un figlio, lo si mette sotto una campana di vetro pensando che sia la miglior cosa per lui, la migliore difesa, non rendendoci conto che lo abbiamo isolato, abituato a non vivere, a non bruciarsi per amore, a non ubriacarsi di emozioni, a non vivere sulla propria pelle la potenza della vita che è bella e brutta, ma che è meravigliosa proprio per questo. Una vita straordinaria che dovremo vivere con amore. E allora tutto sarebbe più bello, tutto avrebbe un colore, un odore, un sapore diverso, un paesaggio guardato senza gli occhi dell'amore è un insieme di cose. Una montagna, dell'acqua, il sole che scende, tutto perde il senso più assoluto, perde la potenza intrinseca di quel messaggio. Quella montagna, quel sole, quel mare stanno lì per emozionarti, per farti fare un sorriso, uscire una lacrima, stanno lì per te. E non importa capire il perché di tutto questo, non importa capire se c'è un disegno fatto da chissà quale Dio, l'importante è che tu ne prenda il messaggio in tutta la sua forza, in tutta la sua potenza. L'importante è che tu ti ricordi di essere vivo. E allora pensiamo per una volta, pensiamo per un attimo che è arrivato il momento di vivere come fosse l'ultima volta. Sì, pensiamo a qualcosa di bello, qualcosa che ci riscaldi il cuore, un pensiero, un ricordo di un figlio, di una nonna, di una madre, di un padre, di quando eravamo piccoli, di un compleanno, di un gol, del primo giro in Vespa, di un viaggio con gli amici, un ricordo che possa farci sentire amati, che possa farci sentire una carezza, una coccola che facciamo a noi stessi, una carezza gigantesca. E non importa che non avremo il coraggio di gridarlo, l'energia trasmessa sarà dirompente, ubriacante, un'energia che ci farà capire che siamo vivi e che da oggi in poi, senza paura di sbagliare, vivremo la vita con amore.